Radio Cusano TV Italia. Ben ritrovati da Diana Romerzi con una nuova puntata di Res Pubblica. Ieri abbiamo visto delle immagini in tutti i nostri telegiornali che parlano di un'Italia che sa rialzarsi, letteralmente sa rialzarsi. Sto parlando dell'inaugurazione del nuovo Ponte Morandi, lo vedete adesso proprio in queste immagini, il varo dell'ultima campata che arriva dopo soli 620 giorni dal crollo, dal disastro del 14 agosto 2018, tempi record per se si pensa ai cantieri italiani. Parleremo di questo, ma anche di molto altro, con il nostro ospite di oggi. Si tratta del vice ministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri, che è qui con noi in collegamento Skype. Grazie di aver accettato il nostro invito, vice ministro. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, partiamo, non possiamo fare altrimenti, proprio dall'inaugurazione del nuovo Ponte Morandi, ma prima di iniziare la nostra chiacchierata andiamo a vedere un piccolo estratto del discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Genova. Traiamo anche un'esperienza, la Ministra De Micheli lo ha detto, un'esperienza da questa tragedia. Siamo consapevoli di tante cose e ci stiamo impegnando al massimo perché tragedie del genere non abbiano più a ripetersi. Oggi è una giornata che ha un valore concreto, specifico e anche simbolico. La portata concreta specifica è nel fatto che c'è un progetto reale che ormai sta chiaramente giungendo a completamento. E questo, qualcuno ha parlato di miracolo, io credo che sia possibile parlare di miracolo senza enfasi, perché c'è il lavoro di tanti qui. Questo progetto si compie oggi in estrema rapidità, perché c'è stata l'autorità pubblica che ha fatto il suo dovere. Ci sono stati i progettisti, vorrei ricordare in particolare Renzo Piano, chi aveva la possibilità di disegnare questo bellissimo ponte l'ha fatto, e tra l'altro l'ha fatto gratuitamente. Vice Ministro, è una soddisfazione per tutto il governo questo varo? Che in tempi rapidissimi abbiamo mostrato al mondo intero che l'Italia è un paese concreto, efficace, veloce, se vogliamo, rapido, e che soprattutto sa realizzare delle infrastrutture che sono anche belle. Poi in questo caso non solo il ponte è bello e italiano anche, quindi è davvero un grande orgoglio. Dà una risposta chiaramente ad una tragedia immane che però non dobbiamo mai dimenticare, che è appunto quella del crollo del vecchio Morandi con le 43 vittime, alle quali deve andare sempre il nostro più commosso ricordo e un abbraccio affettuoso invece ai loro cari. Questo deve comunque rappresentare un punto di partenza importante per fare ragionamenti nuovi, perché a Genova, da un momento di difficoltà, l'Italia ha saputo trovare una opportunità. Oggi quella stessa mentalità, quello stesso modo di fare lo dobbiamo applicare alla crisi economica che si sta abbattendo il nostro paese per effetti del coronavirus. Per questo è importante cominciare a parlare di prendere il modello Genova e riuscire a riportarlo in giro per l'Italia, in più opere possibili, in tante opere possibili, ed è proprio questo che coniuga la nostra proposta come Movimento 5 Stelle in questo momento.
Ecco, sul modello Genova siamo tutti molto curiosi e ne parleremo nelle prossime domande, però prima di parlare di questo modello volevo far vedere il post apparso su Facebook del padre di una delle vittime, perché dobbiamo ricordarle queste 43 vittime. Si tratta di Roberto Battiloro, padre di Giovanni, una vittima di 29 anni proprio del crollo del Ponte Morandi. C'è un'accusa importante: nessun gaudio, solo immenso dolore per ciò che ancora oggi si finge di non vedere, la corruzione a tutti i livelli, politici, amministrative, uccidere per lucrare. Sono accuse pesanti. Che ne pensa, viceministro? Cosa si sente di dire a chi ovviamente non vive questo momento come una festa? Ma non è una festa neanche per noi, per carità, perché quando c'è una tragedia umana così grande, è chiaro che quello può essere semplicemente un momento per raccontare al mondo che comunque abbiamo rialzato, ecco, un territorio, abbiamo rimesso in piedi quella che era l'infrastruttura, anche l'immagine di una città che è stata davvero colpita al cuore, quei 43, quelle 43 vittime poi sono figli di tante regioni. Una delle vittime era proprio del mio paese, ad esempio in Sicilia. Quindi un ricordo commosso anche da tanti altri. Al padre, al signor Battiloro, non posso assolutamente dire nulla, posso semplicemente portare il mio fraterno abbraccio, la mia vicinanza in questo momento di dolore che chiaramente si prolunga. Nessun ponte ridarà la vita a quelle persone, nessun ponte ridarà il sorriso a quelle famiglie. Solo la giustizia probabilmente potrà rinfrancare il loro dolore, e deve essere una giustizia che prima ancora che dalla magistratura deve arrivare dalle scelte politiche. E qui io mi riferisco chiaramente alla responsabilità che come governo abbiamo di trovare i responsabili, e in questo caso con estremo riguardo a quelle che è ancora la concessione autostradale, perché al di là del coronavirus c'è aperto ancora questo passaggio nel governo, che ovviamente non ci trova concordi con altre forze politiche, ma che deve addivenire ad un possibile risultato, perché a queste persone io personalmente vorrò rispondere, vorrò dire quello che abbiamo fatto, quantomeno poi per essere giudicato, ecco, come persona che aveva delle responsabilità di operare delle scelte. Se non facciamo nulla e rimaniamo nel limbo delle decisioni, è ovvio che questo dolore, queste parole così dure anche nei confronti di chi oggi sta amministrando e sta governando questo paese, non finiranno mai. Io invece vorrei dare un po' di pace a queste persone, un po', non tutta, un po'. E questo è molto importante. Voi delle decisioni poi le avete già prese, perché avete annunciato che il modello Genova lo volete replicare anche in altri cantieri. Quali sono i cantieri che secondo voi hanno la priorità in questo momento? Ma guardi, qui il tema di fondo è uno. Innanzitutto replicare il modello Genova in questo momento non è soltanto intelligente, ma io credo che sia diventato anche necessario, perché per rispondere all'emergenza, alla crisi economica che scaturisce dall'emergenza del Covid-19, dovremmo mettere in campo tutte le risorse economiche e tutte le migliori energie di questo paese per poterla affrontare. Avremo un disastro dal punto di vista del PIL. Si sta parlando di -10/-12 punti percentuali in negativo, con effetti poi di rimbalzo successivi, ma comunque sarà un'ecatombe economica per tantissime imprese, per tantissimi posti di lavoro. Se noi continuiamo a far rimanere posteggiati dentro i cassetti miliardi di euro, non facciamo una cosa chiaramente intelligente. A cosa mi riferisco? Nei contratti di programma di ANAS e di RFI ci sono delle opere che non solo hanno i progetti definitivi già approvati, ma sono anche interamente finanziate, quindi lo Stato non deve uscire il becco di un quattrino, i soldi sono già lì per realizzare quelle opere. Perché non si realizzano o arrancano a realizzarsi? Per effetto dell'estrema burocrazia. Al Covid-19 non possiamo rispondere con le leggi ordinarie, è come andare in guerra con un tagliaunghie. Dobbiamo armarci di tutto punto. Quindi il modello Genova... Ma ci sono già delle opere? Lei ha in mente dei nomi di... tra nord e sud Italia ci saranno delle opere...
Guardi, valgono queste due, i due contratti di programma valgono 100 miliardi. Ci sono opere che vanno dall'alta velocità Milano-Venezia all'alta velocità ferroviaria, intendo Reggio Calabria-Milano, che deve essere chiaramente completata, fino ad arrivare a quelle che sono invece strade, la Olbia-Sassari ad esempio, 15 anni che si aspetta quella strada a quattro corsie, la Ionica, la 106 Ionica in Calabria, anche questo uno dei più grandi appalti, 1,3 miliardi che sta per partire, ma che se velocizzassimo sarebbe davvero realizzato in tempi rapidissimi, la Ragusa-Catania in Sicilia. Cioè, in questi giorni io ho visto che molti siciliani stanno paragonando l'immagine del ponte con l'immagine di un ponte che c'è in Sicilia, il viadotto Mera, che è crollato 5 anni fa, e dicono: quelli sono italiani di serie A e noi siamo italiani di serie B. Tutti i cittadini che non vivono a Genova si sono sentiti cittadini di serie B ieri, ma non per l'invidia che hanno nei confronti dei genovesi, perché li rispettano e stanno vicini al loro dolore, ma semplicemente perché vorrebbero quel modello applicato anche alle opere pubbliche vicino casa loro. E allora noi dobbiamo rispondere a questa esigenza di civiltà anche per tutti i cittadini. Sì, perché noi non siamo abituati a vedere un cantiere concluso in 620 giorni, sono tempi rapidissimi per l'Italia. Però poi c'è un altro tema, come coniugare la semplificazione delle procedure, una sburocratizzazione, con poi il rispetto della legalità, perché ci sono state delle fughe in avanti in cui si è detto andiamo avanti senza consultare ANAC, senza il codice antimafia, ma poi si rischia appunto di incorrere in situazioni fuori dalla legalità. Non si può mai derogare al codice antimafia, e non lo si è fatto neanche a Genova, infatti. L'unico codice al quale non si è derogato è proprio quello antimafia, e nella nostra proposta non si deroga al codice antimafia, non si deroga alla collaborazione con ANAC, che comunque è la prima a volere opere pubbliche e la ripartenza del nostro paese, ma soprattutto non si deve derogare ai controlli che noi abbiamo inserito periodici e costanti all'interno anche dei cantieri. Messo questo insieme, dobbiamo dire una cosa, e ieri lo ha ben raccontato secondo me Renzo Piano in un'intervista su un giornale. Velocizzare non significa realizzare in fretta, perché la fretta è una questione che afferisce a qualcuno che, facendo le cose appunto in fretta, poi le sbaglia. Velocizzare significa farle in velocità, cioè a aumentare i tempi di realizzazione, e quindi ridurli considerevolmente fino ad avere delle prestazioni uguali ai tempi ordinari, ma nel più breve tempo possibile. Questo è quello che fa il modello Genova, che io spero che diventi il modello Italia a questo punto, o per se mi permettete una battuta, l'Italia come Genova, cioè fare ripartire finalmente quello che deve essere il grande colosso dei lavori pubblici in Italia, per restituire ai tanti cittadini. E la legalità, e finisco, non si misura con la velocità dei tempi di realizzazione, altrimenti con le grandi lungaggini burocratiche di questo paese non avremmo avuto neanche un arrestato per corruzione fra funzionari o fra corruttori, diciamo appaltatori o chiunque altro. E invece mi pare che la storia mi smentisca ampiamente, per cui la lungaggine burocratica crea a volte proprio quelle pastoie che non vanno andare avanti le pratiche, ed è proprio lì che poi si annida probabilmente la corruzione. Noi dobbiamo stare bene attenti ai magistrati, alle forze dell'ordine, a chi di competenza per il controllo, massimo rispetto, e diamogli gli strumenti per farlo. Noi abbiamo l'obbligo invece di dare a questo paese infrastrutture in maniera rapida, e soprattutto in questo momento di spendere il più possibile i denari che abbiamo per creare benessere economico e lavoro. Lei stesso ha visto, almeno in una precedente intervista, una sorta di blocco, di rallentamento delle procedure nel codice appalti, che in realtà proprio il governo giallo-verde aveva un po' snellito nel 2018, prima della fine appunto di questa coalizione. Cosa si può fare in più in quel codice per riuscire appunto a snellire ancora di più queste procedure? Ma quel codice degli appalti ovviamente deve essere snellito attraverso dobbiamo dare meno lavoro agli imprenditori.
Ad esempio, per partecipare ad una gara ogni volta si deve produrre una montagna di carte, creando ad esempio un cassetto elettronico che può essere direttamente anche all'interno di ANAC, perché no? Potrebbe ospitarlo direttamente come sede. In questo cassetto elettronico tutte le aziende possono andare a caricare tutti i documenti che devono presentare per ogni gara d'appalto, e a quei documenti ovviamente daremo una validità semestrale, per cui a tutte le gare d'appalto nelle quali si parteciperà nei 6 mesi non si presenteranno, non si dovranno produrre gli stessi documenti. Saranno già lì disponibili e consultabili dalla stazione appaltante. La stessa cosa si può realizzare andando a mettere in piedi sistemi di gara d'appalto con tempi snelli, velocizzati tutto quanto. Però il vero tema è uno: che in questo momento di coronavirus, in questo momento di risposta, andare a rispondere con il codice degli appalti o comunque con leggi ordinarie sarà insufficiente. Noi dobbiamo in questo momento rivederci alla direttiva appalti europea, cioè alle direttive comunitarie, che sono quelle più snelle. La superfetazione in questo momento io consiglierei di poterla mettere da parte in tutto o in parte, appunto, però riuscire a velocizzare quello che deve essere fatto. A Genova siamo riusciti a raccontare appunto al mondo e all'Italia intera come possiamo essere veloci e concreti, ed è il succo e la proposta che stiamo facendo noi, appunto, di riuscire a portare quel modello lì in giro per l'Italia. Ne avremo bisogno per un triennio, per fare ripartire cantieri, per spendere il denaro e per creare posti di lavoro, perché io proprio su questo voglio battere. Ecco, posti di lavoro che sicuramente serviranno perché l'abbiamo visto, questa emergenza sanitaria si è trasformata anche in una crisi economica. E passando a parlare della fase 2, il Ministero dei Trasporti ha redatto delle linee guida in cui si parla della responsabilità individuale per coloro che useranno gli utenti del trasporto pubblico. Ci saranno anche le misurazioni della temperatura. Avete previsto delle sanzioni nel caso appunto si presentassero persone con 38 di febbre? Io spero che, dico, a parte il fatto che spero che non ci sia nessuno così fuori di senno da fare una situazione di questo tipo, è chiaro che una persona potrebbe ritrovarsi in quella condizione anche in maniera, diciamo, inavvertita, cioè non perché voglia causare del panico, ma semplicemente perché magari si trovava fuori a quel punto, o magari non sa, ecco, di avere temperature, diciamo, oltre i 37 gradi e mezzo. Continuano ad esserci gli operatori che attraverso i termoscanner devono poter individuare, e comunque queste persone poi devono essere assicurate dal personale medico che li deve portare in strutture idonee per il Covid-19. Sarà un modo diverso di muoversi, al quale ovviamente ci dovremo abituare all'inizio. Non sarà semplicissimo, lo comprendo, e dovremo tutti fare uno sforzo, come abbiamo imparato a stare a casa in questi ultimi 40-45 giorni. Dovremmo imparare anche a muoverci in maniera differente. Servirà la tecnologia, quindi delle applicazioni sul telefonino per poter comprare biglietti, vedere quale posto scegliere, anche sull'autobus, ovviamente, quindi cominciare anche sulla metro, ecco. E poi imparare anche a rispettare quelli che sono gli spazi, il video che state facendo vedere in questo momento, quindi di distanziamento sociale, perché no, è errata la convinzione che c'è in questo momento che o si utilizza la mascherina o si mantiene il distanziamento sociale. Le due cose non sono alternative, le due cose devono avvenire insieme. Si deve utilizzare la mascherina e si deve mantenere il distanziamento sociale di 1 metro. Quindi questa cosa è bene ribadirla senza nessun dubbio. E poi soprattutto dovremo imparare anche a rispettare il fatto che a volte non troveremo posto all'interno di quel mezzo che sta per partire perché è già tutto completo. Purtroppo gli spazi saranno ecco, ridotti per effetto del fatto che dovremmo mantenere appunto questo distanziamento sociale. Ecco, per concludere, perché purtroppo abbiamo parlato tanto e abbiamo pochissimi minuti, ma serviranno anche degli investimenti, lo diceva lei, molti potrebbero non trovare posto, soprattutto poi ci sono città come Roma, che ne vedevamo le immagini, hanno già una carenza di mezzi di trasporto, di autobus, proprio di veicoli. Ci saranno degli investimenti in merito?
Ma è chiaro che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in questo momento, già prima del coronavirus, ha fatto un fortissimo investimento sul trasporto pubblico locale, anche per l'acquisto di nuovi mezzi, 398 milioni ad esempio per acquisto di nuovi mezzi in 38 città italiane, di mezzi elettrici, di autobus stiamo parlando chiaramente, per il trasporto di massa. Questa era una, svariati miliardi, ecco, rispetto ad interventi molto importanti. Adesso dobbiamo cominciare anche a ripensare alla mobilità. Servono più mezzi, quindi dobbiamo aiutare i comuni a comprare più mezzi pubblici, perché se chiaramente gli autobus devono diventare una costante, ma deve essere anche una costante sicura, quindi con il rispetto dei metri quadri che ognuno di noi deve avere a disposizione. Dobbiamo incentivare mobilità alternative. Con l'avvento della bella stagione, in questo momento saremo, diciamo, favoriti a indicare quindi bonus per l'acquisto di biciclette elettriche, di monopattini. Che ci ovviamente saranno stanziamenti nel prossimo decreto su questo? Sul decreto liquidità si stanno prevedendo interventi di questa natura, è chiaro. Adesso vedremo quali contorni e quali entità assumeranno, perché in questo momento si sta cercando di fare la quadra su tutti gli interventi di tutti i ministeri, però è chiaro che ci sono interventi sia di natura economica che anche di natura normativa. Cosa mi riferisco? Poi parlare dei monopattini. È chiaro che se vogliamo renderli davvero mezzi alternativi per riuscire a muoversi, dobbiamo cominciare a liberare alcuni mezzi da quella che è appunto quel recinto che li racchiudeva a mezzi ludici, cioè utilizzabili solo all'interno dei parchi o delle piste ciclabili. Diventeranno a tutti gli effetti dei mezzi di spostamento, che dovranno essere utilizzati in tutte le parti della città e senza restrizioni alcune. Ecco, chissà se la mobilità che vedremo sarà una mobilità diversa e quindi riusciremo a fare di questa crisi un'opportunità. Grazie al Vice Ministro dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, che è stato qui con noi. Grazie ancora. Grazie a voi, buona serata.